corretta agenzione del CARA di Bari Palese, verificherà la procura, esposto presentato dalla CGIL di Bari con le associazioni impegnate nella tutela dei rifugiati. Si chiama SOL, il servizio Orienta Lavoro, uno sportello creato per avere un aiuto concreto per affacciarsi o rientrare nel mondo del lavoro conoscendone regole e diritti. Ben ritrovati su CGIL Bari TV. Dopo la morte del giovane immigrato curdo di 26 anni lo scorso 3 luglio, sulla corretta gestione del CARA di Bari Palese verificherà la procura. La CGIL di Bari, con le associazioni impegnate nella tutela dei rifugiati, ha inviato un esposto alla procura al fine di verificare ed individuare quindi eventuali responsabilità riguardanti la corretta gestione del centro di accoglienza richiedenti asilo di Bari Palese. Vediamo. La morte del giovane immigrato curdo di 26 anni dello scorso 3 luglio all'interno del CARA di Bari, nella sua drammaticità, è purtroppo l'ennesima occasione per riflettere, scrivere, esprimere opinioni sulla cronicità e sulle carenze strutturali del sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati. Negli ultimi anni è stata denunciata da più parti la situazione di inadeguatezza e di malfunzionamento del CARA di Bari, dovuta al sovraffollamento, alle lunghissime procedure, ai tempi di attesa per la definizione delle richieste di asilo, alla carenza dei servizi igienico-sanitari, all'isolamento della struttura ubicata in periferia, quindi lontana dal centro cittadino, all'insufficienza dei servizi di orientamento e socializzazione. Situazioni queste che fanno crescere il disagio e l'esasperazione ed impongono al governo e alle istituzioni locali di intervenire al fine di rivedere l'attuale sistema di protezione e accoglienza, adeguandolo ai parametri previsti dalle direttive europee e dalle normative internazionali, tutte fondate sul rispetto della dignità e dei diritti delle persone. Noi da tanti anni portiamo avanti questa battaglia, chiediamo che determinate persone ricevano un'accoglienza migliore. All'interno del CARA c'è un'accoglienza di 744 persone e chiaramente è difficile gestirne 1300. Non è possibile che soltanto questo episodio faccia venire fuori questa cosa. Portiamo avanti l'avvertenza tutti i giorni, quotidianamente all'interno del CARA con il lavoro che svolgiamo, perché noi gestiamo un servizio con il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati all'interno del CAR. Peraltro servizio che negli anni è stato anche tagliato e nella prossima progettazione non sono nemmeno previsti questi tipi di servizi, quasi come che fossero, come dire, inutili, superflui. Ci rendiamo conto che effettivamente questa cosa non è. All'interno del CARA ci sono una serie di problematiche. La CGIL di Bari, con le associazioni impegnate nella tutela dei rifugiati, ha inviato un esposto alla Procura della Repubblica al fine di verificare, individuare eventuali responsabilità riguardanti la corretta gestione del centro accoglienza richiedenti asilo di Bari Palese. Le situazioni igienico-sanitarie sono quelle che sono, le problemi di affollamento sono quelli che sono, e quindi arriviamo alla disgrazia che è successo qui a Bari, cioè quel giovane curdo che ha avuto la fortuna nella traversata arrivare in Italia, poi ha dovuto lasciare la perla dentro un paese che è arrivato e che gli ha chiesto la protezione. Cioè, io arrivo con mille difficoltà e mi approdo a un paese che è anche, diciamo così, un paese che nella storia, insomma, non è che ha avuto dei grandi livelli di accoglienza e dei grandi di civiltà che ha dimostrato, e poi trovo una situazione che devo lasciare la perla qua. Insomma, mi pare che grida la vendetta questa situazione, grida, diciamo così, esige un cambiamento di rotta. L'Italia si deve dotarsi di un sistema di accoglienza degno di questo nome, e se no non è un problema solo delle persone che arrivano qui. Guardate che quando c'è un problema in questi termini che riguarda direttamente la civiltà di una società, è un problema che poi lo paghiamo tutti quanti. Premesso che si rende necessario rivisitare l'idea stessa di queste strutture in un'ottica di costruzioni a dimensioni più umane, nell'immediato si chiede di rispettare il termine massimo di 35 giorni per la definizione delle istanze, di migliorare i servizi igienico-sanitari e di socializzazione all'interno del centro, di costituire con rappresentanti di istituzioni e associazioni un comitato paritetico di monitoraggio sulla condizione di vita e sulla gestione del centro di accoglienza. Noi riteniamo che dopo la denuncia dello stato delle cose all'interno di quel CARA bisogna fare qualcosa di più concreto. Abbiamo pensato di fare questo esposto alla Procura.
Abbiamo proposto questa nostra iniziativa alle associazioni del volontariato che si occupano delle questioni dei migranti della città di Bari, abbiamo trovato un grandissimo consenso, quindi questa è un'iniziativa che per fortuna diciamo, mette al centro un problema che è noto, ma con un atto concreto che è quello di un esposto alla Procura per chiedere che si verifichino le responsabilità e si intervenga in maniera definitiva per risolvere questo problema che ormai è un problema che angoscia certamente chi vive quei luoghi, ma insomma no, anche la città di Bari ha bisogno di capire che succede all'interno di quella struttura. Le istituzioni devono fare la loro parte e per questo noi stiamo qui a chiedere, a rivendicare questa attenzione, anche attraverso una richiesta al prefetto di un tavolo con il prefetto perché si avvii questa vicenda in maniera e si approfondisca questa vicenda in maniera seria. Salviamo il lavoro è il titolo dell'iniziativa Palo del Colle nel Barese per discutere con istituzioni, imprenditori, mondo sindacale e cittadini di come far ripartire l'economia superando le criticità del territorio rimettendo al centro il lavoro. Abbiamo ascoltato Giuseppe Riccardi, direttore provinciale CNA di Bari e Domenico De Bartolomeo, presidente ANCE Bari. Le interviste. Salvare il lavoro significa mettere in condizioni imprenditori, mettere in condizione i lavoratori di avere un futuro. Questo è il significato vero di salvare il lavoro. In che modo? Non c'è un modo solamente. Credo che il primo modo per salvare il lavoro sia quello di mettere insieme le esperienze, mettere insieme il know-how e cambiare quello che si fa fino ad oggi. Perché se noi pensiamo di insistere su quanto si fa fino ad oggi, noi il lavoro non lo creeremo perché non siamo più competitivi. Cosa c'è che non va nel territorio barese dell'area metropolitana? Intanto credo che il problema delle infrastrutture sia un problema grande. Intanto il problema del localismo è un altro problema. Noi moltiplichiamo le infrastrutture senza che queste poi portino reali benefici per le imprese. Intanto siamo un territorio che non riesce ad attrarre ulteriori investimenti da parte anche di privati o di multinazionali, anzi assistiamo al fallimento di questa politica nel senso che se ne vanno da noi. Questo è un problema per l'Italia perché nel resto del mondo si investe, le multinazionali stanno investendo. Questa iniziativa Salviamo il Lavoro io ritengo che debba anche chiamarsi Creiamo Posti di Lavoro, perché è chiaro che noi soltanto creando nuovi posti di lavoro possiamo supplire a tutte queste fuoriuscite di tutte queste grandi aziende che forse dovrebbero anche pagare un dazio a questa situazione di lasciare tutti andare via. È chiaro, creare il lavoro, come possiamo farlo? Io mi voglio concentrare su un punto fondamentale. Il punto fondamentale è questo, ci sono tante risorse finanziate con delle delibere CIPE e in Puglia abbiamo 7 miliardi che non riescono a partire da 2 anni. Solo riuscendo a semplificare, riuscendo a cantierizzare queste opere, noi risolveremo gran parte del problema. Su questa attività però vedo una sorta di disinteresse. Questo per noi è vita, il settore delle costruzioni era il 10% del PIL. Rimettendo in moto questi finanziamenti, aprendo i cantieri, ci sarebbe una grande ripresa dell'occupazione. Per cui questo è un elemento fondamentale per la ripresa. E chiudiamo parlando del SOL, il servizio Orienta Lavoro della CGL di Bari, uno sportello creato per avere un aiuto concreto per affacciarsi o rientrare nel mondo del lavoro conoscendone regole e diritti. Ascoltiamo Francesco Putignano, responsabile SOL CGL Bari. Francesco Putignano, responsabile SOL Bari, ci aiuti a capire che cos'è questo servizio Orienta Lavoro? Questo servizio è un servizio della CGL che si occupa prevalentemente di aiutare i disoccupati, gli inoccupati e gli studenti a cercare lavoro oppure a riqualificarsi attraverso dei corsi di formazione o anche attraverso i bandi per l'autoimpiego. Quindi noi aiutiamo questi soggetti nella ricerca. Quindi non soltanto coloro che non hanno un lavoro, ma anche quelli che già ce l'hanno. Quelli che già lavorano, ma che vogliono appunto riqualificarsi, cambiare settore. Aiutiamo anche i lavoratori nei loro contratti, con le problematiche derivanti dai loro contratti, molte volte in questo periodo contratti atipici, quindi contratti precari. Sulla pagina Facebook vengono segnalate periodicamente delle opportunità di lavoro. In questo periodo cosa c'è? Sì,
In questo periodo abbiamo l'Extrabanca, che è una banca italiana che si rivolge prevalentemente agli stranieri residenti in Italia. Lo staff dell'azienda è composto da stranieri, quindi questa è un'offerta di lavoro rivolta esclusivamente agli stranieri, e quindi l'istituto bancario è alla ricerca di specialisti per le nuove filiali bancarie di Roma. La Globo, la catena di calzature e abbigliamento, è alla ricerca di diverse figure professionali anche nei punti vendita di Bari e Barletta. A Perugia c'è un concorso per 35 operatori sociosanitari, gli OSS. C'è tempo fino al 1 agosto per partecipare. La Polizia di Stato ha indetto un concorso per 56 infermieri. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro il 1 agosto attraverso la procedura informatica sul sito della Polizia di Stato. Il Consiglio dell'Unione Europea ha indetto 80 stage retribuiti. Gli stage avranno una durata di 5 mesi e si svolgeranno dal 1 febbraio al 30 giugno 2014, oppure dal 1 settembre al 31 gennaio. Il rimborso previsto è di 900 euro al mese. Informazioni su www.consilium.europa.eu nella sezione Ufficio Tirocini. 300 assunzioni presso il nuovo store IKEA a Pisa. I candidati potranno inviare il proprio curriculum vitae tramite il sito web dell'azienda, nella sezione Lavora con noi. L'Agenzia per il Lavoro Tempor di Bari cerca 8 addetti alla vigilanza. Quindi le offerte di lavoro riguardano non soltanto il territorio dell'area metropolitana barese, ma l'intero territorio nazionale. Ma se una persona volesse interfacciarsi con qualcuno dello sportello, quando deve venire e dove deve rivolgersi? Allora, noi siamo aperti a Bari il martedì mattina e pomeriggio nella sede di Via Salvemini. Poi il mercoledì mattina dalle 10 alle 12.30 nella sede principale di Via Lo Iacono e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.30. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci su CGL Bari Web TV ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento va in onda su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre, tutte le mattine intorno alle 8 e replica alle 24. Grazie per l'ascolto, arrivederci.